Sì, grazie. Intanto un ringraziamento non formale per una discussione a cui assistere e che ascolto di grande interesse. Anzi, in realtà il problema è un po' ritagliato. La parola al presidente Stefano Besseghini, scusate se non... Arera, va bene. Presidente di Arera. Grazie. In realtà credo che il tema sia veramente un punto di snodo centrale e sto dicendo un po' ritagliato anche ieri argomentative rispetto a tante cose che sono state già dette, non sarà immediatamente facile. Quindi provo a prenderlo molto dalla mia prospettiva e molto diciamo nel merito, non dimenticando alcune considerazioni di contesto. Intanto partirei da un'osservazione che è quella del fatto se ci sono le competenze tecniche oppure no. Credo che Arera sia un'autorità in cui le competenze tecniche, diciamo, addizionali rispetto a quelle giuridiche, amministrative e quant'altro, siano un po' ideologicamente presenti dall'inizio, perché appunto è molto settoriale, ovviamente questo immediatamente dall'inizio di apprezzarsi. Quindi faccio la considerazione successiva, bastano ancora, cioè sono ancora le competenze sufficienti, quelle che abbiamo, per tipologia, per discorso di quantità, per affrontare il mondo nuovo, il mondo attuale, e quindi verrebbe da dire che forse la risposta è nì, nel senso che il substrato è certamente positivo, ma sicuramente tutta questa componente digitale chiede uno sforzo, proprio direi, di acquisizione delle competenze, anche di formazione interna, anche di stabilire degli accordi, delle collaborazioni ancora più ampie di quelle che ci sono, con un mondo molto variegato che in primis bisognerebbe davvero con gli altri autori con cui appunto lavorare congiuntamente sta diventando tanto una scelta estetico-produzionale, ma un elemento sostanziale per affrontare in maniera consapevole le varie sfaccettature che questo mondo pone. E poi il mondo degli innovatori, perché quello è un mondo da cui si impara, quello è un mondo dove si colgono quei primi segnali, quei segnali deboli che bisogna saper interpretare e in qualche maniera veicolare nel nostro lavoro quotidiano. Altrimenti, diciamo così, di solito è la componente negativa quella che capisce prima come fregare il sistema, però anche quella positiva, cioè quella che cerca di produrre nuovi servizi, nuovi modi con cui presentarsi sul mercato, in realtà crea un po' di mismatch che alla lunga rischia di diventare un problema sostanziale. Il tema della velocità della regolazione rispetto alla tecnologia è da sempre un tema centrale, perché è evidente che la tecnologia ha un passo, l'innovazione in generale ha un passo differente. Oggi più che prima il fatto di faccio che ci sia questo gap, di saperlo ridurre e comunque frequentare con una qualche assiduità mi sembra, come dire, un buon elemento di indirizzo strategico. Mi è molto piaciuto l'intervento di Cina, perché quando uno si ritrova poi dopo l'intervento piace, ma ha detto una cosa su cui io richiamerei la vostra attenzione, perché io lo dico in altri contesti con uno slogan un po' diverso, ma dico molto spesso attenzione, perché una delle cose più innovative che abbiamo per le mani, vale a dire la tecnologia digitale, rischia di essere il principale limite all'innovazione, perché tende un po' all'omologazione, no? Tende inevitabilmente ad indurci a un meccanismo in cui le scelte, se le scelte algoritmiche, sono scelte che si basano sul dato storico, la componente di serendipità si perde, la componente, diciamo, statistica che uno inevitabilmente mette in campo quando fa ricerca. E io questo lo raccontavo agli studenti, nei laureati, diciamo, una volta si andava in biblioteca, non lo ricordo ancora, c'erano gli abstracts book e uno cercava gli abstracts dei temi di ricerca che gli interessavano, poi sfogliando un libro inevitabilmente magari dopo distrattamente cascava sul titolo, e da lì partire. Questa roba qua, ahimè, quando ti viene il report della ricerca a fare, rischia, non è che sia necessariamente così, ma rischia insomma di essere fortemente limitato. Quindi attenzione a questo meccanismo di grande innovazione,
per la componente statistica di approccio non deterministico e che in qualche maniera rischia di rendere un pochino più sterile la nostra capacità di scelta. Vado per punti, perché il tempo non voglio fare una lunghissima dissertazione, però appunto un po' di cherry picking delle cose sentite. Una su cui anche come colleghi un po' stiamo riflettendo e è un progetto di qualche discussione di approfondimento, è certamente ovviamente il tema del valore del dato. Questo mi pare che sia esattamente una rivelazione. È chiaro che in questo momento riuscire a cogliere il valore dei dati è importante. C'è però un'altra questione che secondo me dovremmo appena di sottolineare. C'è molta attenzione al dato, alla proprietà del dato, perché così deve essere. Però vi siete mai domandati cosa sono questi dati? Cioè, avete mai provato a guardare uno stream di big data dentro? Cioè, ad aprire un file su cui vengono costruite le analisi e vedere cos'è? Se voi vedeste in mano un file di quel tipo a un qualunque utente, vedrebbe qualcosa di molto simile a Matrix, se vi ricordate il vecchio film che faceva scorrere i numeri, ma non è che vedesse nulla di vedesse nulla di sostanziale. Perché i dati di per sé, puntualmente, dicono molto poco. Allora dobbiamo cominciare effettivamente ad affrontare il tema, un po' come diceva la Cinecita, decidendo qual è l'uso che io voglio autorizzare di quei dati. La proprietà del dato sì, è importante come set di informazioni che posso gestire e trasferire, ma è più importante poter dire a cosa io autorizzo quel flusso di dati. E secondo è riconoscere che quei dati costruiscono una rappresentazione di me. Quello è l'elemento forse più rilevante che io ho un po' l'impressione scappi alla discussione. Perché in realtà se voi provate e dovreste avere la fortuna di provare a chiedere a qualcuno che fa analisi di big data di raccontarvi il risultato, e allora cominciate ad apprezzare il fatto che quel flusso di dati forse non dovreste più darlo. Perché quello che fa impressione è la segmentazione, la tassonomia che deriva da quei dati, non tanto il dato in sé o la sua rappresentazione. Allora, se io dovessi, come dire, indicare una capacità per esercitare lo spin opt-out, sarebbe quello di farti vedere come stai interpretando questo flusso di dati, perché ti autorizza a scambiare quel tipo di informazione o non scambiare quel tipo di informazione, o continuo a darti il flusso di dati perché mi va bene che tu possa fare la presentazione, o non mi va bene che tu possa fare la presentazione. E adesso abbiamo un livello di interazione molto più violento, perché le lunghe paginate di autorizzazione contengono sempre il dato puntuale e il fatto che li autorizzi un prelievo o non prelievo. Ora questo è un elemento di valore dei dati che appunto ci permette di cominciare a collocarlo in tassonomie più riconducibili all'esperienza dell'utente. E questo è forse il primo passo che dobbiamo sviluppare. Lo dico questo perché è un dato anche un po' di esperienza che viene da, io mi occupo appunto di energia, e uno dei tipici flussi di dati che vengono utilizzati sono quelli che profilano la modalità di utilizzo dell'energia. Quello permette di costruire un'immagine molto particolare di come siamo fatti, perché è il modo con cui la nostra interazione con il settore energetico dà informazioni su quali sono le nostre abitudini. Allora è evidente che è abbastanza poco rilevante che io sappia quante volte ho consumato, dove sono venuti, eccetera, ma quando correlo questo con il profilo temporale oppure altri elementi che sono in grado di raccogliere, queste correlazioni sono un altro elemento su cui secondo me abbiamo fatto troppo poco. Attenzione. Tutto questo per dire che non sono elementi in questo momento ancora riconducibili a specifici punti regolatori, ma sono un piano inclinato su cui secondo me le autorità devono mettersi per leggere la realtà del mercato con cui ci si confronta in maniera corretta.
Un altro punto che mi pare sia stato toccato con i vari paperi è quello della volontà di disintermediazione. Questo credo che sia un altro elemento di grandissima evidenza. Siamo in una società in cui la disintermediazione viene vissuta come un valore molto forte. Il fatto che io possa accedere direttamente all'utente, alla fonte, dell'energia, piuttosto dell'informazione, piuttosto dell'elemento e quant'altro, è un elemento a cui viene dato grandissimo valore. Tant'è vero che tecnologie come quelle che avete sicuramente sentito raccontare, il blockchain, eccetera, eccetera, hanno in fondo in primis questo elemento come grande elemento di pregio. Io non sono più figlio di logiche a me sconosciute, ma certifico in maniera documentata e precisa un elemento di informazione che ho scambiato. Perché queste cose sono nate principalmente nel mondo finanziario? Beh, credo che sia abbastanza facilmente intuibile, perché nel mondo finanziario la prima cosa che scambia è l'informazione. Quando scambia un dato di valore, sto scambiando l'informazione. Quindi quella è più facile, cioè, è più facile da sedimentare, è più facile da legare a meccanismi quando ci portiamo in una dimensione invece in cui lo scambio di informazione porta con sé anche un sottostante fisico, quindi io non scambio più soltanto l'informazione, ma ho anche bisogno di scambiare l'elemento fisico che quell'informazione porta con sé, fuori di metafora. Se io decido di cedere a lui un kilowattora di energia, in qualche maniera possiamo metterci d'accordo sul contratto, fare uno scelto che significa prezzo, tutto e quant'altro, ma poi qualcuno deve decidere che io deve misurarlo e deve agganciarlo allo stesso tipo di certificazione. Ecco, questo è un elemento di cui dovremmo avere forse più consapevolezza. Il sistema funziona se chiude completamente il cerchio, fa la componente informativa e si porta dietro anche la misura fisica che mi sta sotto. Questo è un elemento, diciamo così, che porta questo pregio della disintermediazione anche al mondo degli scambi fisici, della tracciabilità, eccetera, eccetera. Altre due battute le faccio sul tema cyber security, che è passato un po' tra le righe di vari interventi, ma forse non gli è stato dato quella centralità che merita, perché è un tema, noi come autorità, era, credo in questo momento lo vediamo soprattutto in quello che noi chiamiamo resilienza del sistema. La resilienza è quella cosa che porta, che cerca di tenere il sistema in piedi al di là della sua ordinario, del suo ordinario dato di funzionamento, quella è la sicurezza. È un sistema, un progetto di sicurezza, ma esistono eventi straordinari. In questo momento molti eventi straordinari sono di natura climatica, come sapete. Particolarmente intense, ma c'è anche una resilienza di natura antropogenica, che è quella fondamentalmente di cyber security. I sistemi energetici, fino a un po' di tempo fa, molto spesso si sono sottratti al problema di security, hanno resistito al problema di security essenzialmente con un meccanismo di sottrazione. Il sistema diciamo più informativo che tiene in piedi molte delle reti di distribuzione quadrata non è un sistema pubblico, non è un sistema quadrimenziale proprietario, quindi evidentemente ne ha molto limitato la capacità di attacco. In questo trend, evidentemente, invece il sistema si sta portando sempre più verso i sistemi pubblici, quindi stiamo sempre seguendo quindi un sistema centrale, soprattutto nel distribuzione, soprattutto nella generazione distribuita, che adesso diventa un elemento rilevante per la nostra capacità. Tutto questo evidentemente porta immediatamente il tema, queste cose le facciamo proprietarie o le teniamo sulle gambe di chi è nel mercato, di chi è di piedi nel settore. E questo è un aspetto non banale. Perché? Perché da una parte la prima risposta potrebbe apparire che la facciamo proprietaria, insomma, possiamo avere le sue caratteristiche, eccetera, garantirsi quella competenza tecnologica, quella capacità di stare effettivamente alla frontiera senza un mercato sotto che ti alimenta potrebbe non essere
un immediato parallelismo. Mi ha fatto prima il relatore a citare l'evento di quando sono state invitate e i servizi segreti hanno fatto il segreto simbolo appunto la rete stampa. Io non conosco la vicenda, non conosco il dettaglio, io mi auguro, questo forse non è lo strumento che esiste, e gli slide che sono state contattate da quei signori che hanno fornito, siano andati a fargli pagare una sanzione che renda questo tipo di fornitura di servizi in situazioni critiche corrispondentemente al tempo, perché questo è la leva mai più principale che un servizio critico deve portarsi dietro. Il servizio critico chiede al fornitore di tecnologia un livello di criticità che non può essere evidentemente riconducibile al livello. Dunque, credo che sono arrivato alla fine della lista dei miei appunti, mi ero preso, introdurrei per chiudere soltanto un'ulteriore riflessione, perché io sono fondamentalmente convinto che il cittadino nel mondo dell'algoritmo ha più possibilità da cogliere che per il quello da cui difendersi. Certamente il sistema deve essere costruito attorno in maniera adeguata. Anche questo è un punto che è stato a un certo punto citato, ci sono però alcuni passaggi in cui il tema diventa effettivamente particolarmente delicato e forse meritevole di studi e approfondimenti significativi, ed è il momento in cui l'algoritmo si avvicina appunto alle scelte di natura etica o di natura sanitaria, ad esempio, che l'ho appunto citata la questione, che evidentemente, senza andare troppo lontano, è evidente che una profilazione del comportamento dell'utente potrebbe anche indurre certe scelte in termini di terapia o meno, cioè di valenza di applicare questo tipo di terapia o meno, ereditando informazioni che sono proprio del comportamento che non ha tenuto nel corso della sua vita e che ci porta in una dimensione che, come potete ben immaginare, non banale. Ma guardate che esiste anche un tema molto più prossimo, molto più vicino, sapete come le evoluzioni prossime future, non così future della mobilità, è quella delle macchine a guida autonoma, e lì uno dei dibattiti forse più accesi in questo momento è proprio quello di avere questi algoritmi che devono guidare queste auto, poste di fronte alla scelta etica di investire la nonnetta o il bambino che ha 7 anni, adesso parte la nonnetta è sempre questi anni. La nonnetta attraversa sempre fuori dalla casa. La casa. È però un elemento di riflessione che bisogna tenere presente, perché una delle soluzioni in questo momento, poi in un certo senso, è quella dell'algoritmo che tira a capo all'ultimo momento e quindi non fa una scelta, ma si affida a una scelta di natura casuale. Credo che questo sia un mondo su cui qualche compagno, qualche dibattito, forse vale la pena rispettare.